titoli stanno uscendo. Imprenditori, banchieri, uomini di governo, ministri, il gota della classe dirigente mondiale di tre continenti, Nord America, Europa e Asia, ecco perché la Trilateral. E quest'anno l'incontro mondiale si svolge qui, in Italia, a Roma. Qui prendilo, lo vedi? E a sinistra quello è Rigoletta, l'ex presidente del Consiglio italiano. La presenza di renziani, come dire, è evidente. C'è Andrea Guerra, molto amico di Matteo Renzi, l'ex amministratore delegato di Luxottica. Stamattina al convegno di apertura la presenza della ministra delle riforme Maria Elena Boschi. Appena una settimana fa Maria Elena Boschi, dopo lo scandalo sulla lobby del petrolio capace di influire direttamente sulle scelte del governo, aveva dichiarato: ci attaccano proprio perché non siamo schiavi dei poteri forti. Questo non piace a molti. Una settimana dopo eccola qui, alla Trilateral, tra i poteri più forti del mondo. Alle assemblee della Trilateral può partecipare solo una ristretta cerchia di invitati. Persone come Michael Bloomberg, il miliardario ex sindaco di New York, Jürger Frischer di Deutsche Bank, Gerald Corrigan, ex vicepresidente della Federal Reserve, oggi a Goldman Sachs, Eric Schmidt, presidente di Google, e a capo di tutti il centenario David Rockefeller Jr., il fondatore della Trilateral. Dal 1976 il gruppo si riunisce ogni anno, rigorosamente a porte chiuse. Ecco, passa la polizia, qua dentro è tutto controllato ovviamente, impossibile parcheggiare in tutto il perimetro di questo resort. Stanno partendo gli autobus che sono diretti al Quirinale per l'incontro col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scortati da una moto della polizia. Salve, permetto una domanda? No, adesso no. Il ministro Boschi ha detto che questo è un governo che ha contro i poteri forti. Beh, la Trilateral non sembra proprio così. Beh, è un incontro dei potenti del mondo, non mi sembra che questo è un governo che ha cattiva stampa rispetto alle banche, rispetto alle grandi imprese. Buon lavoro, buona serata. Felice Rocca, le disturbo? Sì, sì. Io credo che questo governo ha il sostegno di una gran parte dell'establishment. Assolutamente sì. La ministra Boschi ha riscosso il consenso della Trilateral. Direi che ha riscosso il consenso della Trilateral. Ha dato un quadro di un'Italia con dei motori giovani e movimento ed è stata molto apprezzata dal punto di vista della platea internazionale. Presidente, permette un'intervista? Buon accorsi della Sette, la concorrenza. Buonasera. Che dice di questo incontro della Trilateral? Molto interessante. Si dice l'incontro dei poteri forti e la finanza internazionale, porte chiuse. Ho sentito cosa ha detto anche il Presidente Mattarella, è un modo per ragionare a lato rispetto anche alle grandi diplomazie dei grandi problemi del mondo. Le porte chiuse le avete viste. Il governo che figura ha fatto qui? La ministra Boschi ha riscosso consenso? Sì. Il
Il giorno dopo proviamo a entrare all'interno dell'albergo per raggiungere la riunione della Trilateral, che si svolge rigorosamente a porte chiuse. Per favore, fuori. Sì. Ma neppure qualche domanda? No, immediatamente fuori. Ci fermano, ma dopo una trattativa ci permettono di entrare. Non nella sala dell'assemblea plenaria, naturalmente, ma in questa stanzetta senza finestre. Poi, al momento del coffee break, riusciamo a farci un giro. Superiamo i controlli facendo finta di niente e arriviamo fino alla sala in cui si svolge l'assemblea. Quella vietata ai comuni mortali. Presidente, buongiorno. Permetto una domanda, buon accorsi della 7, piacere di conoscere. No, solo una domanda al volo. Secondo lei questo è un governo che è vittima delle lobby dopo lo scandalo che ha colpito la ministra Guidi? Qual è il corretto rapporto tra mondo della finanza, establishment finanziario, economico e politica? Non ho intenzione di fare dichiarazioni adesso. Però lei è la persona perfetta per rispondere grazie, a questa domanda. Però non rientro in questo momento nei miei obiettivi. Perché la ministra Guidi era ho capito una... qual è il tema, la ringrazio, però non, è importante, non è le rispondo. Della certo, non... No, è stata invitata... Ah, la ministra Guidi in passato. Sì, certo. C'è questo problema del rapporto senta, tra ha capito che non... Io sono un giornalista, faccio delle domande. Fa benissimo, io le dico che non rispondo qui a nessuna domanda in questo momento e quindi neanche a questa. Che ne pensa del fatto che questo governo sia stato accusato di essere vittima delle lobby dopo l'inchiesta sulla Basilicata? Ma questa fa parte delle discussioni che tutti i governi avranno sempre. Le lobby servono se sono trasparenti, intelligenti e pulite. Nel corridoio incontriamo di nuovo Yoram Gutgel, ex manager di McKinsey, uomo di fiducia di Renzi per le questioni economiche. Chi siete? La 7. Buona corsa. Quindi questo incontro della Trilateral, si dice i poteri forti riuniti con molti esponenti al governo. È un'occasione di parlare con persone che vengono da tutto il mondo per sentire, per anche spiegare quello che...